Buonasera maestra, ti facciamo vedere il nostro lapbook. Appena entri, cioè nella prima pagina, c'è la gabbianella con il titolo del libro, la gabbianella e il gatto, il nome e la classe e l'indice. Poi c'è il titolo e l'autore e alcuni dei protagonisti come segretario, Kenga, Zorba, con alcune descrizioni. Poi c'è il gabbiano con le sue parti del corpo e l'uovo della gabbianella. Poi qui ci sono le notizie e le opere di Luis Sepúlveda. Aprendo, sulla destra ci sono le vicende e la storia della gabbianella e del gatto. Per esempio, quando la gabbianella va a finire nel mare inquinato, quando incontra Zorba, quando fa delle promesse, eccetera. E per finire quando spicca il volo dal campanile San Michele. Poi c'è l'inquinamento con tutte le cose inquinate, per esempio il petrolio, il mare inquinato, la plastica e il fumo. Poi c'è l'enciclopedia di Diderot. Molto bella l'enciclopedia di Diderot. Per finire c'è la città di Amburgo con tutte le sue notizie. Per finire c'è il campanile San Michele e la gabbianella che spicca il volo fra la tempesta, le nuvole e la poesia di Luis Sepúlveda. Ciao maestra, speriamo che ti sia piaciuto il nostro lapbook. Ciao.